tutti, oggi sono qua per parlarvi dei libri fumati che ho letto recentemente. Come si intravede poco poco dall'inquadratura, ho fatto una piccola pila delle ultime letture che ho fatto. L'ultimo video che ho fatto a riguardo è dei primi di gennaio, quindi è passato un po' di tempo, sicuramente mi dimenticherò qualcosa, però sono riuscita comunque ad arraffare, a mettere insieme una buona selezione di titoli di cui parlarvi. Partiamo con un libro che avevo iniziato a dicembre, ma poi avevo accantonato per leggere altre cose, non mi stava prendendo granché. L'ho terminato la prima settimana di gennaio circa, ed è Natale con Delitto di Mavis Doriel Hay, edito da Lindau. Questo l'avevo preso all'usato per 10 euro circa, penso che abbia un prezzo di copertina sui 19 euro. Comunque tutti i titoli che citerò in questo video li troverete linkati qua sotto in descrizione. Mi incuriosiva particolarmente questo titolo perché dalla trama mi ricordava un po' il Natale di Poirot di Agatha Christie. È una storia a cui sono particolarmente legata, che mi era piaciuta molto, e quindi ero curiosa di approcciarmi ad un'autrice di gialli che è vissuta nello stesso periodo di Agatha Christie, inglese come lei, e niente, pensavo che richiamasse un po' il mood dei gialli della Christie. In realtà, a parte la trama e la presenza di una lista di personaggi, insomma di persone coinvolte in questo caso, le similitudini si fermano. Sir Osmond voleva modificare il proprio testamento proprio nel periodo di Natale, in cui aveva riunito a casa tutta la famiglia. Era una persona un po' sopra le righe, abbastanza altezzoso, che non stava simpatico ai suoi familiari, e proprio a Natale viene ritrovato morto nel suo studio. La storia ci viene raccontata da punti di vista differenti. All'inizio abbiamo tre punti di vista di tre sospettati, ci sono poi le indagini da parte dei poliziotti, insomma ci sono diversi punti di vista, il che ha fatto secondo me un tantino confusione, soprattutto nel fornire gli elementi chiavi di questa indagine. Secondo me il lettore fa fatica a farsi una propria opinione al riguardo, perché gli indizi che vengono forniti per me sono risultati molto confusionari, soprattutto quando si parla degli spostamenti dei vari personaggi, non è ben chiara la faccenda. Quindi questa cosa non mi ha fatto impazzire. È un po' lento come libro, altra cosa che non mi ha permesso di seguirlo con costanza. È complesso un giallo abbastanza interessante, comunque la risoluzione del caso non è per niente scontata, però è come se ci si arrivasse così, cascando un po' dal pero, perché in realtà non si hanno tanti elementi all'interno della storia. Per mio gusto poi è risultato un tantino lento, e ho sofferto tantissimo la mancanza di personaggi carismatici, soprattutto all'interno dell'indagine. I poliziotti che infatti conducono le indagini per me sono piattissimi, allo stesso piano dei vari sospettati. Non c'è un personaggio che spicchi particolarmente, ci sono tanti personaggi secondo me molto insulsi, e quindi ho sofferto particolarmente la mancanza di forza da parte dei personaggi, ecco. Ho terminato poi la serie Home Sweet Home di Yu con il numero 4, edito da Planet Manga al prezzo di 4,50 euro. Come dicevo, si tratta di una miniserie completa in 4 volumi. All'inizio mi incuriosiva tantissimo perché i protagonisti sono giovanissimi, sono degli studenti, se non sbaglio, delle medie, che si ritrovano a dover andare in guerra. Infatti una volta a settimana, al posto di una normalissima lezione, hanno un orario dedicato alla guerra. Non vengono però addestrati in merito, non si sa contro chi stiano combattendo. È tutto molto misterioso, e mi è piaciuto particolarmente il contrasto fra i personaggi molto molto giovani, spesso innocenti. Anche il tratto di questa autrice comunque è molto tenero, molto dolce, che va tantissimo in contrasto con quelle che sono le tematiche di questa storia, ovvero la guerra. In più di un'occasione vediamo i personaggi soffrire la fame, si parla di morte. Insomma, questo contrasto mi affascinava particolarmente, anche perché fin dal primo numero ci sono le basi per una storia un po' fantascientifica, ci sono degli elementi un po' fantastici, ecco, per l'appunto. Però questa conclusione non mi ha soddisfatta, non si è data una vera e propria risposta a tutto per quanto mi riguarda, e le risposte che vengono fornite non sono soddisfacenti, sembrano molto buttate lì, molto affrettate giusto per chiudere la storia, e
secondo me è un peccato perché i tre volumi precedenti erano molto interessanti, però appunto non si fornivano delle risposte riguardo a tutti i misteri, riguardo ad esempio anche al nemico, alla guerra, eccetera. Quindi in un volume così piccolo dover riunire tutte le informazioni. Capisco che fosse abbastanza difficile, però nel complesso secondo me poteva essere gestito diversamente questo manga, perché le premesse, come vi dicevo, per me sono molto molto interessanti, però la conclusione non mi ha soddisfatta. Fumetto invece che mi è piaciuto tanto, ma forse un po' meno rispetto agli altri, è Amarsi Lasciarsi, il numero 9 di Yosaki Saka. Anche questo è edito dalla Planet al prezzo di 4,50 €, è uscito circa a fine dicembre, io sono riuscita a recuperarlo dopo. Però a parte questo era un numero che attendevo tantissimo perché, come sapete, Amarsi Lasciarsi è uno shoujo che mi sta prendendo tantissimo, mi piace molto il tratto della Sakisaka, lo adoro. Questo numero mi è piaciuto forse un po' meno rispetto agli altri perché ho trovato il personaggio di Yuna un po' come se fosse tornata indietro, come se i progressi fatti in un verso per migliorare la propria persona e il carattere fosse tornata un po' indietro. L'ho trovata molto infantile e ho trovato che trascurasse molto l'aspetto amicizia. Ovviamente non posso dire di più perché sennò rischierei di fare spoiler, però ecco, mi aspettavo qualcosa di più da lei. Sono rimasta abbastanza delusa da come ha affrontato diversi momenti all'interno della storia, perché l'ho trovata appunto molto capricciosa e infantile. Ho letto poi il numero 2 di Cousin di Ryo Ikuemi, edito dalla Flashbook al prezzo di 5,90 €. Questa è una serie completa in tre volumi, dovrebbe uscire se non sbaglio questo mese, il terzo volume, sono curiosissima di vedere come si concluderà la storia. Questo secondo volume non mi è dispiaciuto, purtroppo penso dove andrà a parare la storia e mi dispiace perché le premesse del primo numero erano secondo me molto interessanti. Ho apprezzato particolarmente la protagonista atipica, che in questo secondo volume continua a piacermi, ma ci sono dei risvolti, diciamo, che non mi fanno impazzire perché si rifanno allo stereotipo della ragazza giapponese. Forse ho sbagliato io ad aspettarmi qualcosa di più rivoluzionario, qualcosa di più in generale da questa storia, e invece secondo me sta prendendo le pieghe di una qualsiasi storia, manga, soprattutto per quanto riguarda la sfera amorosa e la concezione, diciamo, che si ha di se stessi e del proprio corpo. Infatti, quello che mi era piaciuto molto della protagonista è che non è la classica ragazza protagonista dei manga, non è longilinea, non ha mai avuto interesse per i ragazzi e sembra non curarsi tantissimo del proprio aspetto e sembra più che altro accettarsi abbastanza com'è. In questo secondo volume non è più così tanto. Però prima di sbilanciarmi voglio assolutamente leggere il terzo volume e vedere se sarà in grado di stupirmi questa serie o se rientrerà nella grande categoria dei soliti manga, vedremo. Proseguendo, ho letto Il Club del Libro e della Torta di Bucce di Patata di Guernsey, di Mary Ann Schaffer e Annie Burroughs. Questo è stato un regalo da parte della mia amica Arianna. Il libro è edito da Storia, io l'ho in parte letto e in parte ascoltato in audiolibro, lo trovate su Storytel. Devo dire che è stata una lettura piacevolissima, innanzitutto molto scorrevole perché si tratta di una raccolta di lettere. La protagonista è una giornalista in cerca di una nuova storia da scrivere e un giorno viene contattata da un uomo proveniente dall'isola di Guernsey che ha ritrovato un suo vecchio libro e ha cercato di mettersi in contatto con lei per avere più informazioni riguardo all'autore. Inizia così uno scambio epistolare fra i due in cui parlano di lettura, di libri e la ragazza viene a conoscenza di questo particolare club del libro con un nome appunto molto buffo e decide di mettersi in contatto con i membri di questo club per mettere in piedi appunto il suo libro. Raccoglie quindi le testimonianze di queste persone che si focalizzano principalmente su quello che ha significato per loro leggere, soprattutto nel periodo della guerra. Infatti la storia è ambientata subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, l'isola di Guernsey era stata presa dai tedeschi e quindi abbiamo diverse testimonianze di quel periodo.
periodo, dell'oppressione, di quello che hanno dovuto subire, e si parla tanto anche del potere salvifico della lettura, una cosa che ho apprezzato particolarmente da amante appunto dei libri. Penso che sia una lettura molto molto piacevole, in alcuni tratti divertenti, perché comunque la protagonista è una donna che non si lascia mettere i piedi in testa da nessuno, abbastanza graffiante, e nel periodo della guerra scriveva appunto per un giornale, mettendo un po' in risalto le criticità del conflitto e cercando soprattutto di smorzare un po' la tensione, cercando di far pensare ad altro. Magari se volete saperne di più vi rimando alla recensione che ho fatto sul blog, che trovate linkata nelle schede qua sotto in descrizione. Proseguendo abbiamo Made in Abyss, di cui ho letto il numero 5 e il numero 6 proprio qualche giorno fa. Questo è un manga di Akito Tsukushi, edito in Italia da J-Pop al prezzo di 7,90 euro a volume. La serie è ancora in corso in Giappone. In Italia l'ultimo volume uscito è il numero 6. E che vi devo dire, a me questa serie sta piacendo veramente tanto. Il numero 5 è stato agghiacciante, la seconda parte del manga mi ha impressionata veramente tanto, è proprio devastazione, tristezza, angoscia, mamma mia, temo il momento in cui guarderò l'episodio anime, sperando che esca questa benedetta seconda stagione, perché già i disegni mi hanno trasmesso veramente un'angoscia tremenda. Ma immaginatevi poi vedere delle scene di sofferenza, comunque dei momenti strazianti della storia riprodotti in animazione con l'audio, cioè terribile. Terribile, ma in parte anche per questo che adoro la serie, perché è in grado di sorprendermi e di emozionarmi. Il numero 6 però è stata una piccola delusione, probabilmente perché si tratta di un volume di passaggio, infatti la storia sta entrando, diciamo, in una nuova fase, quindi si è dovuto un po' fare qualche premessa a parer mio, quindi la storia non è particolarmente avvincente, ma la cosa che forse inizia a darmi fastidio e che a piccole dosi non gli avevo dato particolarmente peso nei volumi precedenti, è la componente, diciamo, sessuale. Nel manga ci sono piccole battute, piccoli fraintendimenti magari dei personaggi, ma veramente piccoli, che personalmente non mi hanno mai infastidita. Alla fine, sì, i personaggi sono veramente giovani, però hanno attorno agli 11-12 anni, quindi magari iniziano anche a guardarsi, a capire le loro sensazioni, il loro corpo, il corpo dell'altra persona, eccetera, quindi ci potrebbe anche stare. Però sono arrivata ad un punto che secondo me questi momenti sono sempre più frequenti e forse per come sono fatta io iniziano un po' a infastidirmi, non lo so. In questo volume in particolare ci ho fatto molto caso e mi ha dato fastidio, devo essere sincera. Però vedremo come evolverà la storia. Secondo me nel volume 7 ci saranno finalmente delle informazioni importanti che attendiamo da tanto tempo, ma questa è una mia supposizione. Spero comunque in ogni caso di non rimanere delusa dal settimo. Manga che invece non mi ha per nulla delusa è la mia prima volta di Kabinagata, edito da J-Pop al prezzo di 10 euro. Si tratta di un volume unico, un manga autobiografico in cui l'autrice parla appunto della sua scoperta, diciamo, sessuale. In questa storia ha 28 anni, non è soddisfatta del suo lavoro, fatica ad integrarsi nella società, fatica ad essere accettata dai coetanei, dai suoi genitori, si trova in un momento un po' di confusione e parla proprio a cuore aperto di depressione, autolesionismo, dei suoi disturbi alimentari e appunto della sua sessualità. La storia parte con lei che contatta una escort per affrontare, diciamo, la sua prima volta. 28 anni, non ha mai avuto relazioni, quindi nemmeno esperienze, e decide che è giunto il momento di fare una prova. Da questo episodio però poi si torna indietro, appunto nella vita di questa ragazza. In pochi minuti faccio fatica a parlarvi di quanto mi abbia colpito questa storia, perché per molti versi l'ho sentita mia quando parlava comunque dei suoi problemi, della sua difficoltà ad accettarsi e farsi accettare dagli altri, a trovare il proprio posto, diciamo, nel mondo, ma anche il non sentirsi completamente accettata dalla famiglia, eccetera. Sono tutti sentimenti che secondo me la mia generazione può capire benissimo. L'autrice poi è molto autoironica e questo rende secondo me la storia un po' meno pesante, perché nonostante le tematiche abbastanza forti,
riesce comunque a trovare sempre il modo di ridere di alcuni suoi difetti o atteggiamenti. Ho apprezzato tantissimo la sincerità, perché non è facile ammettere con se stessi degli atteggiamenti che si hanno, non è facile parlare così chiaramente dei propri dubbi e insicurezze, quindi è un aspetto che ho apprezzato moltissimo di questa storia. Ci sono tantissime cose da dire al riguardo, io ho già pubblicato una recensione molto approfondita qua sul canale, quindi vi consiglio di andarlo a recuperare, trovate il link nelle schede qua sotto in descrizione. Proprio ieri ho terminato poi Gli amici silenziosi di Laura Purcell, sinceramente non so come si pronunci, quindi perdonatemi. Questo libro è edito da Dea Planeta, a un prezzo di copertina di 18 euro. Questo è stato il libro del mese di gennaio. Se non sapete di che cosa si tratta, vi consiglio di andare su Instagram, perché ci sono tutte le informazioni a riguardo lì. Comunque, la protagonista di questa storia è una donna in un ospedale psichiatrico, è stata presa in cura quando era in condizioni veramente tremende, era molto ferita e non si ricordava quello che era accaduto. È però accusata di aver ucciso 4 persone e di aver dato fuoco a The Bridge, questa tenuta. E insieme a lei ripercorriamo quello che è veramente successo. La prima volta che ha messo piede a The Bridge era una semplice ragazza incinta, rimasta vedova da poco, e si era appunto trasferita in questa tenuta che era del marito, in cui non conosceva nessuno. La casa era tenuta malissimo perché non ci abitava nessuno da molto tempo, ma soprattutto è un luogo abbastanza oscuro. Gli abitanti del villaggio non vogliono avere niente a che fare con la casa, quindi fatica anche a trovare personale, fatica a prendere sonno perché sente dei strani rumori in casa, delle porte non si aprono, ci sono delle stanze quindi che sono rimaste chiuse da molto tempo, e iniziano a verificarsi degli episodi veramente molto bizzarri, degli oggetti molto inquietanti si spostano da soli. Insomma, è una lettura da brividi. Se siete facilmente impressionabili come la sottoscritta, vi consiglio di non leggerlo la sera. A me veniva sempre una grandissima ansia, soprattutto le sere in cui magari ero da sola in casa, perché iniziavo a sentire anche io dei rumori e mi prendeva un po' di angoscia. All'inizio la storia mi ricordava tantissimo L'incubo di Hill House, almeno la serie TV, perché è l'unica che ho visto, non ho mai letto il libro, però le atmosfere un po' dark mi hanno ricordato appunto questa serie. La storia è ambientata in Inghilterra nel 1865, ma ci sono anche dei salti temporali nel passato, nel 1600, perché infatti tutti questi episodi un po' paranormali che si verificano potrebbero essere collegati ad un'antenata del marito della protagonista, che è stata condannata al rogo come strega. Una lettura secondo me di intrattenimento, se vi piacciono le storie da brividi con un po' di paranormale, fa sicuramente a caso vostro. Anche in questo caso trovate la recensione sul blog, quindi se volete approfondire trovate il link nelle schede qua sotto in descrizione. Ho poi letto The Promised Neverland numero 7, edito da J-Pop al prezzo di 5,90 euro. Non entrerò nello specifico perché si tratta comunque del 7° volume di una serie, però devo dire che mi è piaciuto abbastanza questo volume. Non so bene che piega prenderà la storia a questo punto, sono molto curiosa. È stato un volume abbastanza tranquillo, diciamo, non ci sono stati grandissimi colpi di scena, però il finale ti lascia veramente atterrito, cioè tu dici no, ma io adesso devo sapere come continui adesso. Quindi anche in questo caso penso che il prossimo volume sarà una bomba, come lo è stato il numero 6. Ultimo, non certo per importanza, il primo numero di Blooming to You di Nio Nakatani, edito da J-Pop al prezzo di 6,50 euro. Di questa storia vi ho già parlato in un video, perché ho visto l'anime tratto da questo manga, finalmente è uscita anche l'opera originale qua in Italia, vi farò sicuramente un approfondimento nei prossimi giorni. Comunque devo dire che il manga non ha deluso le mie aspettative. La protagonista è una ragazza che sogna un amore come quello che si legge nei fumetti, no? Che ti faccia battere fortissimo il cuore, ma quando un ragazzo le si dichiara non prova assolutamente nulla, e da lì inizia a pensare che probabilmente non è in grado di innamorarsi, non si innamorerà mai.
Alice conosce questa ragazza più grande di lei che da subito dimostra un interesse speciale nei suoi confronti, ma lei appunto continua a non sentire niente. Diciamo che è un manga che parte lentamente, anche per quanto riguarda l'anime, la storia che è la medesima, proprio non ci sono differenze, almeno per adesso, parte in maniera abbastanza normale, lenta, un po' come gli shoujo per intenderci. Però fidatevi che andando avanti emergeranno delle tematiche però molto importanti. Al di là dell'innamoramento e della parte un po' più di intrattenimento della storia che riguarda due ragazze disegnate tra l'altro in maniera per me sublime, cioè i disegni di Nina Katani sono veramente molto molto belli. Io ho letto di suo anche una storia da Eclair. Spettacolare, ha un tratto secondo me molto molto bello. E poi a differenza ad esempio di Citrus, che è l'altro Yuri, a parte la raccolta Eclair che ho letto, non ci sono scene di fanservice, non ci sono scene esagerate, la storia è secondo me molto più realistica. Ovviamente si tratta sempre di un manga, quindi ci sono degli elementi un po' tipici del genere, però devo dire che non ci sono forzature. Quindi, anche se questo primo volume magari è un po' lineare, vi consiglio di continuare perché le premesse ci sono per una bella storia interessante. E soprattutto finalmente iniziano ad esserci più Yuri qua in Italia, quindi ottimo. Questi erano quindi tutti i titoli che ho letto ultimamente. Mi sembra di aver parlato per ore. Spero che non verrà troppo lungo questo video, nel caso perdonatemi. Comunque, spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere ovviamente qua sotto nei commenti se avete letto anche voi i libri o fumetti che ho citato in questo video e in tal caso che cosa ne pensate. E niente, ci vediamo alla prossima. Ciao!